Non è bello non avere tifosi allo stadio, un po' ci ricorda il periodo del Covid, quando era un po' tutto così, così strano, però dobbiamo superare comunque questa situazione. Per fortuna ci sarà solo le porte chiuse ci saranno solo per una partita, quindi noi affronteremo sicuramente nel migliore dei modi la partita, al di là purtroppo dico della presenza o non presenza dei tifosi. Sicuramente questo evento è un evento bellissimo, un evento che nel periodo di Natale è una cosa spettacolare, stare con i bambini e i tanti tifosi è un simbolo magari per far sì di avere una vicinanza per domenica. Quello di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. È sicuramente una situazione che ci mette comunque un po' di. Diciamo una situazione dove un po' tutti possiamo dare quel qualcosa in più, essendo sempre come si suol dire, sulla graticola, no? Io non vedo tutto negativo in questa situazione. Sicuramente c'è sempre un qualcosa di positivo. Sì, sicuramente come ho già detto in passato abbiamo bisogno di tutti perché diciamo a turno credo stiamo dando una mano importante alla squadra per vincere le partite, ma credo che questa sia la strada giusta, tutti uniti e diciamo a turno stiamo dando un contributo molto importante come è successo già domenica con Fabio che ha fatto una doppietta diciamo inaspettata per il ruolo che ricopre tutto, però siamo molto contenti e dobbiamo andare avanti per questa strada. Domenica c'è un motivo in più per vincere senza i tifosi. Sì, quello sì, è un vero peccato perché diciamo ogni volta che veniamo da buone prestazioni, buoni risultati, diciamo sarebbe stata la ciliegina sulla torta con l'aiuto dei tifosi, perché sicuramente sarà una partita strana ora a porte chiuse, però cercheremo di vincere per tutti loro.